Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi ed Elia Morini. Vengano, signore e signori, che in qualche modo sono stanchi di Londra. Vengano con me anche coloro che sono arcistufi del mondo che conosciamo, perché abbiamo nuovi mondi qui. Il libro delle meraviglie di Lord Dunsany. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Eros Veschi. L'incoronazione di Thomas Shap. L'occupazione di Mr. Shap consisteva nel convincere i clienti che la merce era genuina e di prima qualità e i prezzi imbattibili. Per svolgere il suo lavoro si recava ogni giorno di buon mattino nella City, giungendovi in metropolitana dal sobborgo di periferia dove dormiva. Questo era l'uso che faceva della propria vita. Dal momento in cui si rese conto, e non per averlo letto in un libro, ma provato di persona, della bestialità della propria occupazione, di quanto fossero orribili la casa in cui dormiva, la sua vita, perfino gli abiti che indossava, da quel momento sogni, fantasie, ambizioni, tutto ciò che costituiva il concreto Mr. Shap, che acquistava i biglietti, maneggiava denaro, andava metodicamente a lavorare in finanziera, ebbene, tutto ciò svanì dalla sua esistenza, fino ad allora quantificabile insieme a mille altre nelle pagine esatte della statistica. Rivolse altrove i suoi sogni, e del resto una parte di Mr. Sharp, la parte del poeta, non aveva mai preso il primo treno per la City. Dapprima si concesse brevi voli di fantasia, immaginando prati fioriti e torrenti immersi nella luce del sole, nelle vaghe distanze, molto più lontano del sud in cui finisce il mondo. Vi trascorreva gran parte del giorno in uno stato di onirica stupefazione, poi cominciò a popolare i suoi sogni di farfalle, della gente cortese che abita in quelle terre favolose e dei templi che costruisce agli dèi. Qualcuno si accorse che Mr. Sharp era più silenzioso di sempre e a volte perfino assente, ma svolgeva il proprio lavoro con la consueta abilità e nessun cliente ebbe di che lamentarsi. Sembrava proprio il solito Mr. Sharp. Così trascorse un anno intero sognando e ogni giorno la sua fantasia si faceva più ardita. È vero, continuava a leggere i giornali in treno, a discutere del tempo o di politica, andava a votare regolarmente, ma era come se tutte queste cose le facesse un altro, perché il suo io e la sua anima erano altrove. Aveva trascorso un anno piacevole e i miraggi che gli schiudeva la propria immaginazione conservavano ancora il sapore della novità. Oh, aveva scoperto cose meravigliose spingendosi ancor più lontano, a sud-est del tramonto. E poiché era rimasto un uomo concreto e logico, a volte si diceva: perché dovrei spendere soldi per andare al cinema o a teatro quando posso ammirare ogni sorta di meraviglia per conto mio? Infatti, per lui la cosa più importante era la logica, e la logica veniva prima di tutto, affari o sogni che fossero. Chi lo conosceva definiva invariabilmente Shap un uomo quadrato con i piedi per terra. In quello che sarebbe stato di gran lunga il giorno più importante della sua vita, raggiunse come sempre la città in treno per decantare i pregi della sua merce ai clienti, e invece l'altro Shap vagabondava nei reami dell'immaginazione. Mentre si allontanava dalla stazione, immerso nelle sue fantasticherie, ma attento a quanto gli stava intorno, improvvisamente lo folgorò il pensiero che il vero Shap non era quello che stava andando al lavoro nel solito orribile abito nero, ma colui che camminava lungo l'estremità di una giungla, nei pressi dei bastioni di un'antica città orientale che sorgeva al limitare di un deserto di sabbia. Era solito fantasticare che quella città si chiamasse l'Arkar. Dopotutto il sogno è altrettanto vero della realtà, si diceva con logica stringata. Era una teoria pericolosa. Anche in questa sua seconda vita, come già nel mondo degli affari, aveva capito l'importanza e il valore del metodo. Non lasciava mai che la sua fantasia si spingesse troppo oltre, finché non aveva esplorato gli immediati dintorni del suo sogno. Evitava in particolare di inoltrarsi nella giungla, non che temesse di incontrare una tigre, dopotutto non sarebbe stata reale, ma pensava che vi si potessero acquattare strane cose ben più terribili di una tigre.
Aveva costruito lentamente l'Arcar, bastioni, torri per gli arcieri, cancello di Ottone e tutto il resto. E poi un giorno si rese conto, a ragione, che la gente vestita di seta nelle strade, i cammelli, le mercanzie che giungevano dall'Incustan e la stessa città erano frutto soltanto della sua volontà e del suo sogno, perciò si proclamò re. Sorrideva, ripensandoci mentre percorreva il tragitto dalla stazione all'ufficio, perché la gente non si toglieva il cappello in sua presenza, ma da persona pratica riconobbe che era meglio non farne parola con gli altri, che lo conoscevano soltanto come Mr. Shap. Adesso che era diventato re della città di Larkar e di tutto il deserto che si estende da est a nord, consentì alla propria fantasia di spingersi ancor più lontano. Adunate le truppe cammellate, uscì dall'Arcar con gran pompa e in un tripudio di tintinnii, perché ogni cammello portava al collo 7 campanelline d'argento, e raggiunse altre città più lontane che sorgono sulla sabbia gialla del deserto con bianche mura merlate e alte torri. Passò attraverso i loro cancelli con le truppe cammellate. Alla sua destra sfilava il reggimento azzurro, a sinistra quello verde e davanti il reggimento lilla. Dopo aver visitato qualche nuova città, studiato il modo di vita degli abitanti e osservato il sole sulle sue torri, se ne proclamava re, proseguendo quindi il fantastico viaggio. Così passò di città in città e da una terra all'altra. Benché fosse un uomo perspicace, credo che Mr. Shap sottovalutasse quella debolezza che è stata fatale a tanti re, la mania di grandezza. E in tal modo, dopo che le prime città gli ebbero aperto i loro scintillanti cancelli e la gente si fu prostrata ai piedi del suo cammello, mentre altra folla lo acclamava dai balconi e i sacerdoti gli rendevano omaggio, Mr. Shap, che non aveva mai goduto della benché minima autorità nel mondo conosciuto, divenne scriteriatamente avido di potere. Lasciò galoppare la fantasia a briglia sciolta, in memore di ogni precedente metodo. E sebbene fosse già re di una terra, bramava di ampliarne i confini e così si mise in viaggio un'altra volta, spingendosi sempre più lontano nell'ignoto. Attraversò paesi che la storia non conosce, visitò città tanto fantastiche con i loro spalti altissimi e le torri arabescate che, sebbene gli abitanti fossero umani, temevano un nemico che non lo era altrettanto. Ammirò stupito cancelli e pinnacoli splendidi, ignoti anche al più visionario degli artisti. Conobbe un popolo furtivo che furtivamente lo proclamò suo sovrano, e tutto ciò cominciava a interferire con i suoi affari. Sapeva bene che la fantasia poteva sbizzarrirsi a suo piacimento in quelle terre meravigliose, a patto che l'altro Shap, ancorché insignificante, fosse ben coperto e nutrito. Cibo e vestiti costavano e denaro significava affari. Stava commettendo l'errore di uno speculatore con piani astuti che tuttavia sottovaluta l'umana cupidigia. E così, un bel mattino, vagabondando nel sogno, giunse a una città fastosa come il tramonto, nelle cui mura opalescenti si aprivano cancelli d'oro, tanto enormi che vi passava un fiume attraverso. E quando erano aperti, grandi galeoni risalivano il fiume pigramente, entrando nella città inimitabile. Una compagnia di musici gli si avvicinò, allietandolo con una melodia paradisiaca. Affascinato dalla musica, quel mattino Mr. Shap, lo Shap in carne e ossa, dimenticò di prendere il treno per Londra. Fino a un anno prima mai avrebbe immaginato un fatto simile, e del resto nessuna meraviglia che tante belle cose, viste in sogno notte e giorno durante le sue fantastiche peregrinazioni, finissero per incidere sulla sua vita quotidiana. Smise di leggere i giornali, perse ogni interesse per la politica, attribuendo sempre meno importanza al mondo intorno a lui. Perse il treno altre volte e la ditta presso cui lavorava lo ammonì severamente. Ma Mr. Shap si consolò con altri pensieri. Non gli appartenevano forse Aratrion, Argun Zirith e le altre città del dolce litorale di Ura? E anche se la ditta più di una volta lo colse in fallo, facendogli rilevare alcuni errori, egli osservava gli Yak nel corso dei suoi lunghi viaggi faticosi che avanzavano lentamente nei campi innevati portandogli tributi, e vedeva gli occhi verdi degli uomini della montagna che lo avevano fissato stranamente quando era entrato nella città di Neith dalla porta che si apriva sul deserto.
Eppure la logica non lo aveva abbandonato del tutto, sapeva bene che i suoi fantasmagorici reami non esistevano, ma era ugualmente orgoglioso di averli creati con la sua mente. E questo, più che il dominarli, lo rendeva veramente fiero, e giunse al punto di sentirsi più grande di un re, sebbene non sapesse dire perché. Entrò nel tempio della città di Zorra e vi rimase per qualche tempo, da solo. Tutti i sacerdoti si inginocchiarono quando si allontanò. Gli importava sempre meno delle cose che tanto ci angustiano. Cominciò a disinteressarsi delle faccende di Sharp, uomo d'affari di Londra, e a disprezzarlo con regale sussiego. Un giorno, mentre sedeva a Soula, la città dei Thul, in un trono ricavato da un'unica ametista, decise, e nello stesso momento lo annunciarono squilli di tromba nell'intera regione, di farsi incoronare re di tutte le terre di meraviglia. Accanto all'antico tempio dove furono venerati i Thul per oltre 1000 anni, fece erigere tende e padiglioni all'aperto. Gli alberi che crescevano emanavano una fragranza sconosciuta nei paesi segnati sulle carte. Le stelle brillavano più intensamente di sempre, come se si fossero fatte più belle per il grande evento. Da una fontana zampillavano incessantemente diamanti e altre pietre preziose. Il profondo silenzio sarebbe stato presto rotto dallo squillo delle trombe d'oro. La sacra notte dell'incoronazione era giunta. Sull'ultimo consunto gradino di una scalinata che scendeva verso incommensurabili profondità, stava il re, coperto da un mantello di smeraldi ed ametiste, l'antico costume dei Thul. Accanto era sdraiata la Sfinge che nelle ultime 2 settimane era stata prodiga di consigli con lui. Lentamente e maestosamente, quando gli squilli di trombe si sparsero nell'aria, incedettero verso di lui, sebbene non si sappia da dove provenissero, 120 arcivescovi, 20 angeli e 2 arcangeli, con la favolosa corona, il diadema dei Thul. Mentre gli si avvicinavano, pensarono che li attendeva una promozione per via del lavoro di quella notte. Silente, augusto, il re li attendeva. I dottori stavano cenando al piano di sotto, alcuni robusti infermieri entravano e uscivano furtivamente dalle stanze del primo piano, e quando in una comoda camerata di Hanwell videro il re impettito e assorto, con il volto risoluto, gli si avvicinarono dicendogli «Va a letto adesso». Allora si coricò, addormentandosi subito. Il gran giorno era finito.